Rossella Palumbo, moglie di Roberto Berardi, ben trovata al telefono con fanpage.it. Buonasera. Signora, Roberto Berardi è detenuto da gennaio 2013 in Guinea, equatoriale. Sì, dal 19 gennaio. Come sta? Male. Sta male perché è in isolamento da più di 2 mesi. Non può vedere quasi per niente la luce del sole, sta in questa cella di 3 metri per 2 metri più o meno, con un materasso per terra, più che materasso è un materassino sottilissimo, sempre bagnato d'umidità. Gli viene dato da mangiare una volta al giorno, non sempre, e da bere sempre una volta al giorno. In più, subisce, ha subito, come hanno testimoniato foto e video, vere e proprie torture. Sì, purtroppo so che per 3 volte l'hanno frustato o bastonato. Perché suo marito si trova in carcere, si trova in isolamento in Guinea? In isolamento l'hanno messo più di 2 mesi fa perché gli hanno trovato dei cellulari nascosti sotto al materasso, non suoi, però hanno detto così, quindi da quel giorno lo hanno messo in isolamento. Perché si trova in carcere? Si trova in carcere perché lo hanno accusato di aver sottratto dei soldi dalla società di cui faceva parte. Lui aveva il 40% di questa società e Teodorino Bian il restante 60%. In realtà Roberto ha scoperto un flusso di denaro che usciva da conti paralleli e che andavano direttamente negli Stati Uniti. Obiang, ricordiamo, è il dittatore della Guinea equatoriale. Teodorin è il figlio del presidente. E ha un mandato di cattura internazionale messo in Francia ed è anche Sì. sotto processo per truffa negli Stati Uniti. Quindi stiamo parlando di un personaggio ricercato a livello internazionale. Sì, è anche un personaggio che fa soffrire molto la sua popolazione, perché non hanno un ospedale, non c'è scolarizzazione, non hanno corrente elettrica, non hanno acqua potabile nella casa. Insomma, la situazione è veramente brutta. Il senatore Manconi, poco tempo fa, una settimana fa più o meno, ha sentito al telefono suo marito, l'imprenditore Berardi. E Roberto ovviamente ha parlato con lui della sua situazione nella prigione, ha parlato delle torture, ha parlato in generale della sua condizione. Il senatore lo ha ascoltato e ha detto che cercherà di fare quello che può, quello che è in suo potere, che si interesserà del caso comunque. Ho molta fiducia in lui. In che modo sta affrontando questo periodo e se c'è una rete intorno, a questo caso, intorno a questo caso tragico? Sì, io ho l'avvocato Fabio Anselmo che ci sta aiutando tantissimo. Si è creata un'associazione tra gli amici d'infanzia di Roberto a Latina. Ci sono anche gli impiegati di Roberto italiani che lavoravano con lui e che sono rimasti senza stipendio. Senza più una casa, senza nulla, perché anche a loro hanno tolto tutto. Quindi sono molto sostenuti
sostenuta, aiutata, però certo la situazione è molto brutta anche perché ormai sono tantissimi mesi, più di un anno, ho paura per la vita di Roberto. Lei ha fatto vari appelli, tanti appelli in questo periodo, in questo lungo periodo. Io ho chiesto l'aiuto di Papa Francesco, ho chiesto aiuto alle autorità, al governo italiano. Adesso so che il governo è cambiato, spero con tutto il cuore che questa nuova realtà possa aiutare Roberto, che ci sia un impegno da parte del nuovo governo a risolvere questa situazione, che ci diano la possibilità di farlo tornare a casa. Spero un intervento reale e immediato, perché ovviamente noi stiamo combattendo anche contro il tempo, non so Roberto quanto resisterà lì dentro ancora, nelle condizioni che conosciamo. Al senatore Manconi, Berardi ha detto ogni giorno è come se fosse l'ultimo. Eh sì, perché in realtà lui non sa cosa gli succederà, perché loro possono fare qualsiasi cosa di Roberto.